Tutte le psicoterapie sono efficaci. Questa affermazione ha esattamente 83 anni, tanto è passato dal 1936 quando Saul Rosenzweig pubblicò lo storico articolo sul paradosso dell'equivalenza delle diverse forme di psicoterapia, citando il famoso verdetto di Dodo, il personaggio di Alice nelle Meraviglie, che affermava che, poiché tutti hanno partecipato, tutti meritano un premio. Cosa sappiamo oggi? Potremmo dire che oggi sono due grandi fazioni, quelli che dicono no, non è vero, la terapia X è più efficace della terapia Y, e quelli che invece sostengono che ci sono una serie di fattori comuni a tutte le terapie e che sono quelli a determinarne l'efficacia. Addirittura dicono Wampold e Imel nel loro libro Il grande dibattito in psicoterapia che potrebbe non servire nemmeno che la terapia sia scientificamente provata dal punto di vista della teoria. L'importante, in taluni casi, è che ci creda il paziente, cioè che sia lui a essere convinto della sua efficacia. Già mi immagino l'insorgere di molti colleghi e affermazioni, e soprattutto al fatto che devo pensare che anni di studio possano essersi rivelati inutili, in un certo senso. Anche se in realtà poi non è così. Infatti, se ci pensiamo, da un lato è naturale che di fronte ad affermazioni simili uno psicologo abbia grandi resistenze. Hai studiato 5 anni all'università, durante i quali magari hai cominciato ad affezionarti a un particolare approccio psicoterapeutico. Poi ne hai passati altri 4 in una scuola di specializzazione afferente a quel modello, sperando che ti desse tutto quello di cui hai bisogno, spendendo tempo, soldi, energie e comprendendo il modello. E alla fine hai anche continuato a studiarlo, andando in giro per l'Italia, magari per il mondo, per congressi, corsi, convegni. Fino a che a un certo punto arriva uno che ti viene a dire che il tuo modello non è più efficace di altri. Come si fa? In genere poi è a questo punto che il collega, giustamente stizzito, lo sarei anch'io, porta una serie di dati a dimostrazione del fatto che il suo modello è più efficace degli altri. Però, ahimè, qui comincia a diventare una questione di fede, perché studiando l'efficacia di diverse forme di psicoterapia, anche di quelle più lontane dagli approcci che seguo io, posso dirti che troverai sempre una serie di ricerche che ti diranno che l'approccio X, qualunque esso sia, è efficace. Qualcuno a questo punto va sul numero di ricerche, dicendo che alcuni approcci hanno molti più studi rispetto ad altri, però questo non fa altro che spostare la discussione su un punto di vista quantitativo. Non stai dicendo che il tuo approccio è meglio degli altri, stai dicendo solo che per ora ha più studi rispetto agli altri, e il fatto di avere di più non vuol dire essere meglio. Qualcun altro invece mette sul tavolo gli studi comparativi che mostrano che l'approccio X è meglio dell'approccio Y, magari specificatamente per alcuni problemi, però anche qui ci sono altrettanti studi che mostrano appunto il contrario, oppure che queste differenze, se mettiamo insieme tutti gli studi, o sono discutibili o non sono così significative. Insomma, a me sembra, da quello che ho studiato, che oggi non c'è ancora un dato netto che abbia spazzato via ogni ragionevole dubbio. Quindi la domanda è: che fare? È perché a questo punto uno si deve domandare se quale approccio studiare, se studiarne uno, se studiarne mille. I don't know. Però una risposta che finora ho apprezzato molto è quella di Scott Miller, mi pare che l'abbia detta lui, che dice: studia un approccio, qualunque approccio, basta che abbia un minimo di ricerca scientifica giusto per non confonderlo con delle improvvisate moleste, e poi migliora come terapeuta. Scott ha sicuramente le sue ragioni nel dire questo, perché proprio nel miglioramento del terapeuta vanno i suoi ultimi studi dell'ultimo decennio, però lo ritengo comunque un consiglio valido. Ma farei un'aggiunta. Infatti, se è vero che tutti gli approcci sono ugualmente efficaci, ancora nulla mi ha fatto convincere che tutti gli approcci siano ugualmente efficienti. Tra due approcci che risolvono ugualmente lo stesso problema c'è una grande differenza. Se uno ci impiega di media 50 sedute e un altro ce ne impiega 5. Perché ci sono, domandiamoci, delle persone che vanno da determinati terapeuti, determinati approcci, e in media ci stanno mesi e mesi o anni e anni, mentre altre persone con altri terapeuti di altri approcci in media ci stanno delle settimane o al massimo qualche mese? Le risposte sono un'infinità. Ad esempio, concernono la persona, il problema, il terapeuta, i fattori contestuali e via dicendo, però concernono anche la terapia, il modello seguito, l'epistemologia abbracciata. Se il mio modello parte dal presupposto che certi problemi di base abbiano bisogno di tanto tempo per essere risolti, o se ritiene che il cambiamento debba avvenire seguendo un processo che
per natura ha bisogno di diversi incontri per essere completamente raggiunto, o ancora, se si pone degli obiettivi che, per come sono progettati, prevedono un percorso lungo, la terapia non potrà essere a breve termine. Però in tutte queste situazioni, se ci pensi, la natura del problema, la natura del cambiamento, la natura degli obiettivi, la stabilità è il modello terapeutico. Cosa succede allora se seguo un modello che ipotizza invece che i problemi possano essere risolti in poco tempo, che il cambiamento tu lo puoi produrre in pochi incontri, magari che spesso possa essere necessario solo avviarlo e che gli obiettivi possano essere semplici e raggiungibili in poche sedute? Ecco, in quel caso la terapia sarà per forza di cose breve. In altre parole, è vero che la durata di una terapia dipende da tanti fattori come la persona, il problema, il terapeuta e così via, però è anche vero che questi fattori si influenzano tra loro e che in particolare il mio modello, il modo in cui vedo le cose, la realtà, il processo terapeutico, influenzerà il modo in cui vedo la persona, il problema e il modo in cui io posso aiutare gli altri e quello che posso o che devo fare. Mi rendo conto che il discorso è lungo, che si potrebbero dire tante altre cose, spero in realtà che possa anche aumentare un pochino di confronto e di dibattito sull'argomento, perché è l'unico modo che io vedo per riuscire a crescere come professionisti. Volendo chiudere, parafrasando e riadattando una frase del premio Nobel Isaac Singer, se pensi però che per aiutare una persona ci debba volere mediamente molto tempo, hai buone probabilità di diventare un profeta.